Mamma mia, mi serve un parrucchiere per forza, che sti capelli non si possono più guardare. Sembro Antonio Conte, il parrucchiere del Dono Conte, sì. Allora, ragazzi, buonasera a tutti. Nuovo video serale. Vi ricordo che questa notte giocherò la Weekend League live su Twitch, sul tardi. Tra l'altro stiamo iniziando una serie di, chiamiamola penitenze, sfide, come volete, che ad ogni tot di sub su Twitch, ed oggi metterò anche un qualcosa che mi direte voi di fare. Non tipo ammazzare una persona sul malresta, no? Cioè, è normale. Se arriviamo a 30.000, sì, a 30.000 iscritti su YouTube e 200 sub su Twitch, siamo attualmente a 96-97, e questa notte in live giocheremo la Weekend League, farò una penitenza. Che deciderete voi? Ovviamente la decidiamo assieme su Twitch. Segnatevi queste parole, che vi voglio tutti attivi. Qualcosa di carino, non qualcosa proprio di brutto, ok? Mi raccomando, mi fido di voi, non mi deludete. Ah, avevo dimenticato, raggiungiamo i 1500 like e iscrizioni al canale, perché è la base di ogni video, diciamo. Nuova squadra per la Weekend League. L'avete vista forse 50.000 volte in live sto titolo. Ma oggi, ragazzi, ho fatto dei miglioramenti alla squadra. Vi giuro su Dio che è migliorata. Forse da inizio anno ne avrò cambiati dai 1000-2500 squadre. Ci fosse stata una cazzo di squadra con cui mi trovavo benissimo. Oggi, ragazzi, vi mostrerò la squadra che utilizzerò questa Weekend League. Ok, ci sono due opzioni di squadra. Ci sono alcuni tasselli che ho messo perché incredibilmente ho sculato non nei premi Weekend League, ho sculato da altre parti. Perché nel Weekend League i pick che mi ha dato questa settimana sono questi. Ma guarda quanto sono belli, guarda, sti tre pipponi. Ma come cazzo faccio? Cioè, a parte che c'è un'ingiustizia clamorosa, ma c'è stato un bug questa settimana. Alcuni hanno avuto i pick a doppio. Cioè, praticamente uno che ha aperto i pack alle 9-10 del mattino, insomma, ha fatto tipo oro 2, ha avuto due rossi, quanti caspita sono. Il giorno dopo, siccome hanno avuto un problema così, hanno ridato i pack a tutti. Cioè, quello che ha fatto oro 2 ha avuto più pacchi di me, perché è doppio. Ne avete 4. Io che ho fatto Elite invece ne avete 3. È normale? Cioè, io faccio Elite, loro due si sveglia prima la mattina alle 10, apre a doppio per un problema loro. Ma va, Fabio, come mai non porti i premi nella Weekend League in live? Non porti i premi sul canale YouTube? Uscirà il video del pack opening, uscirà domani se tutto va bene. Oggi non vi porto i pick miei perché ho trovato loro Oblak Ter Stegen Parejo. Penso si pronunci così, Parejo. 90 di tiro. 96 passaggio. Chi sei? Andrea Pirlo? 90 accelerazione, velocità scatto. Cioè, praticamente questo qua parte tipo Flash e finisce come una tartaruga. Diventa zoppo dopo 2 minuti di corsa, non lo so come funziona. 90 accelerazione, velocità scatto, poi muore in campo. Oblak Ter Stegen praticamente a doppione, cioè come, metto due portieri in campo, metto, non lo so. Che poi tra l'altro, io sono sicuro 100%, so Ter Stegen, se lo vado a testare, io infatti non vendo il 90, io uso il 90, il 95 non lo utilizzerò mai, perché vi conosco bene, il 95 non para un emerito. So, invece il 90 a me sta parlando per ora. Ma perché ho fatto sto video e ho detto sta cosa, non parlerà più un cazzo, sicuro al 100%. Tutti nelle SBC. Vabbè, comunque, tralasciando questo, il video è sulla nuova squadra. Cioè, vi ho fatto vedere i miei pick brevemente, perché giusto per farvi capire la mia fortuna nei pick. Domani vi esce invece il pack opening dove vi dico che ho sculato. Cioè, ho sculato, incredibile, ma vero, ma ho sculato. Non scambiabile, roba. Domani vedete, non cacate, non rompete i coglioni. Vi faccio vedere la squadra. Fabio, che squadrone! Siamo a maggio! E tu giochi ancora con Cruyff Baby? Sì, sono ricchissimo. È un bello. Tra l'altro, questo video, non mi sono accorto, è un bello spoiler. E domani vedete le reazioni più che altro del mio video. Dove cazzo sto qua? Sto guardando là che c'è lo schermo. Invece, dalla devo guardare qua che sta la telecamera. Lui è non scambiabile. Lui è non scambiabile. Lui è non scambiabile. Minchia, cazzo, sembra il Massio quando fa gioco di merda, gioco di merda. Lui l'ho comprato 230.000, perdonatemi. Vabbè, comunque la squadra è questa qua. Mi dico anche le tattiche, come utilizzo in game, eccetera, eccetera. Questo qua vi dico è il difensore più forte del gioco. Cioè un mostro inaudito, fortissimo, un mostro. Vi avevo già detto quanto odiavo la carta base perché era buggata.
Questo qua è tipo, non so se avete mai visto Dragon Ball, ma conoscete il Rekaio? Conoscete la scimmietta che sta insieme al Rekaio? Bene, Militao Base è la scimmietta e questo qui invece il 90 è il Rekaio, cioè quello che fa tutto. Ma questo che cazzo di paragoni di merda che fa? L'ho affiancato a lui, a Diego Carlos, che vi dico, non ho fatto tante partite, cioè 4 partite. È forte, mi è piaciuto. Però prima utilizzavo Boateng, avevo Boateng e Da Costa, e entrambi fenomenali, fortissima come difesa, veramente veramente forte. C'era un piccolo problema, è che era dovuto al terzino, cioè se avessi messo qua Boateng e Da Costa, poi giocavo con Dembélé esterno. Quindi ho detto, vabbè, proviamo a migliorare l'attacco, compro Adama che fa intesa con Carvajal e ho messo loro. Però non escludo una possibile modifica che mi ritornerò a un Boateng da costo. No, non lo so, per ora giocherò così. 4-2-3-1 in game con Toni Kroos che lo sto provando. Mi piace, come vi ho detto negli scorsi video, è per me agile, non sbaglia un passaggio. 81 è bello veloce, faccio L2-R2, vola quando praticamente faccio il temporeggio, intercetta pure, quindi stra top come mediano per me, insieme a Firmino che è l'elegante, quello che dà classe, una mini Zidane sembra in game, fortissimo, 5 stelle skill, fa quello che cazzo vuole, mediano fortissimo. Ho fatto la cappellata di prendere Kakà ad un prezzo spropositato, 1,946, sto bestemmiando tantissimo, non voglio vedere manco quanto si vende sul mercato. Poi vabbè, c'ho Neymar, ho preso Cruyff che per me è un mostro inaudito, è il trequartista più forte del gioco, easy. È un mostro, non sbaglia un passaggio, è proprio elegante in game, mi piace lo passai. E Adama, il vagone sull'esterno, basta che corre, è quello che deve fare. 4-2-3-1, quindi in game lo utilizzo così, mi faccio vedere un po' le tattiche. Ho tre tipi di tattiche, tutti con 4-2-3-1, tutti con possesso palla, eccetera, eccetera. Partiamo dalla prima, 5-5-7-5-3-3, con possesso palla sta settimana. 4-2-3-1, con Kakà, Cruyff, Neymar e Adama Traoré. Tutti con rimani centrale alla punta, salire la squadra e basta. Al trequartista mettiamo, non mettiamo nulla, mentre gli esterni rientra in difesa. E mediani, intercettare in passaggio, copertura al centro, intercettare in passaggio, copertura al centro. Non metto resta dietro in questa tattica qui. Nella seconda utilizzo invece sempre 4-2-3-1, stesse tattiche. Le istruzioni sono quelle che cambiano. Metto rimani centrale, fai salire la squadra. Rimani in avanti al trequartista, rientra in difesa agli esterni. Qui metto però resta dietro in attacco. Stesse tattiche, però in due mediani resta dietro in attacco. Stesso discorso per i terzini. Ed infine sto provando anche queste qui con 5-5. Stesse tattiche, le istruzioni però sono queste qui: con rimani centrali, fai salire la squadra e nulla qui. Rimani in avanti al trequartista, rientra in difesa agli esterni. Mentre resta dietro in attacco, intercettare in passaggio. Ad un mediano, quindi Firmino metto resta dietro in attacco, mentre a Toni Kroos dico attacco equilibrato, per il resto tutto uguale. Queste sono le tattiche e istruzioni per questa Weekend League con questa magica squadra. Speriamo che giri bene, ok? Speriamo. L'ho migliorata parecchio rispetto alle scorse settimane, dai, cioè penso sia top. Spero che Kakà non si divori tanti gol. In quel caso metterò Neymar punta, divori di più di gol perché prende in 50 migliaia di pali a partita. Bene, domani se tutto andrà bene, mi ricorda molto lo slogan degli ultimi tempi. Comunque, domani o dopodomani, comunque nei prossimi giorni, uscirà il video delle sculate. Mi è andata bene, ve lo ripeto. Quindi, raggiungiamo i soliti 1500 like, non sono tantissimi, 1500. Like, iscrizione al canale che siamo quasi arrivati a 25.000, cioè a 30.000 penso che lo esco in live su Twitch, no, su Twitch mi bana, su YouTube, vabbè, da qualche parte lo esco in live, ok? Se arriviamo a 30.000 veramente un bacio a tutti quanti proprio a go go, ma boh, iscrizione e like, bella ragazzi, mo non vi rompo più i coglioni, ciao, 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 ciao. Per seguire la live basta cercare twitch.tv/fabio_denuzzo e successivamente cliccare sul tasto segui. Ovviamente vi ricordo ragazzi che se avete il Twitch Prime è gratuito abbonarvi su Twitch, potete farlo tutti, è un abbonamento di 30 giorni gratuito, utilizzate sia Amazon Prime e potete utilizzare anche il Twitch Prime, quindi abbonarvi al canale. Vabbè, venite stasera in live che vi spiego come fare, abbonamenti gratis per tutti sul canale Twitch. Vi aspetto. Giocherò questa notte sul tardi perché purtroppo la Weekend League devo giocare di notte per avere un gameplay decente. Quindi
Vi ho lasciato l'intro in precedenza, quello è il mio canale Twitch, vi aspetto stasera. Ma boh, ciao ciao ragazzi, mi raccomando, seguitemi. Ciao ciao.